chiaro che è una delle partite più importanti dell'anno, quella di domani. Io credo che ci siano c'è un aspetto difficile che è quello da far capire bene ai giocatori e alla squadra quando giochi ogni 3 giorni, e ogni 3 giorni la partita è più importante, perché era importante quella di Avellino, era importante quella di Mosca, è importante questa qui. E tenere alta le energie nervose è la cosa, io credo che sia più difficile, quindi ci deve essere una grande partecipazione da parte dello staff sicuramente, e ci deve essere una grande partecipazione da parte dei giocatori, cioè i giocatori devono dare anche loro una prova di maturità forte, sapendo che hanno a che fare con un risultato che ci potrebbe cambiare un po' la stagione. Noi, non lo nascondo, perché poi dopo è chiaro che qualsiasi cosa che si dice può essere interpretata in maniera corretta o in maniera sbagliata. Noi oggettivamente siamo un pochino stanchi, perché veniamo da tante partite che per colpa di quello che abbiamo un po' combinato a livello negativo nel girone d'andata, sono partite che sono dentro o fuori. La partita di Varese, la partita con Avellino, la partita con Limoges in casa, la stessa partita con la Mosca, dove abbiamo incontrato una squadra di un valore altissimo e dove essere stati sotto di 24-25 punti, poi siamo ritornati a meno 11 spendendo tanto. Siamo un po' stanchi perché abbiamo viaggiato anche parecchio e soprattutto veniamo da qualche partita con l'assenza di Stefano Gentile. Però bisogna prendere proprio la grande consapevolezza che oggi, che domani è la partita veramente che potrebbe darci veramente un bel colpo per entrare nel nostro obiettivo principale, che sono quella dei playoff. Di Trento cosa ti fa paura più? Trento è una squadra che gioca molto bene. Hanno questa facilità, bravura di Maurizio, probabilmente, nell'avere chiare delle gerarchie, dove Mitchell può prendere 50 pallone e fare 50 tiri e nessuno dice una parola, dove tutti sanno il valore degli altri. E questo è grazie a una forza di vecchi italiani e di vecchia struttura dell'anno scorso, che hanno poi saputo assorbire al meglio il talento di giocatori come Grant, di Mitchell, di Owens, di Sanders. Però, diciamo, i senatori come può essere Forlai, Spanghero, Pascolo, Baldi Rossi, hanno aiutato questo processo. E quindi loro hanno questa grande forza di avere delle gerarchie molto chiare, dove Mitchell può prendersi anche più di 20 tiri durante una partita. Hanno questi due numeri 4, tra l'altro, a cui io sono anche affezionato a livello umano, perché hanno giocato con me nella nazionale Under 20 anche con bellissimi risultati. Hanno due numeri 4 che sono cresciuti grazie al lavoro fatto in palestra, e tutti e due con delle caratteristiche diverse, con Baldi Rossi ottimo tiratore, Pascolo bravissimo senza la palla ed attaccare dal palleggio qualsiasi giocatore più lungo, e poi corrono questi, corrono tutti e cinque, si passano la palla, corrono tutti e cinque, sono a disposizione del loro go-to guy che è Mitchell, e riescono veramente a fare un gioco molto intenso. Hanno una caratteristica difensiva importante, che è quella di chiudere l'area con tutti e cinque, di flottare molto 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 bene, di essere tutti collegati con le rotazioni difensive, e hanno messo in grandissima difficoltà squadre importanti. Ieri, solo ieri, ho potuto vedere la partita che
che loro hanno perso a Reggio Emilia, sono stati avanti 39 minuti a Reggio Emilia e hanno perso gli ultimi 40 secondi con qualche fallo fatto, quindi tiri liberi segnati da Reggio, con qualche tiro sbagliato aperto alla fine, ma avevano praticamente vinto a Reggio Emilia. Quindi sappiamo che ci aspetta una partita molto difficile.